Sono a Modena, sono in via Maria Montessori, in questa strada sono state installate delle antenne di tipo 5G, una di queste attaccata a quel palo della luce. Attualmente la rete 5G è in una fase di sperimentazione pre-commerciale in 5 città italiane. Dati, servizi, informazioni, tutto sarà connesso, sarà l'internet delle cose, con oggetti collegati fra loro. In buona sostanza sarà la città smart e tutto passerà attraverso queste antenne. Il 5G è una tecnologia che permette di navigare online in mobilità in modo molto più veloce, con uno scambio di dati 1000 volte più veloce rispetto al 4G, ma che per funzionare ha bisogno di una rete capillare di antenne sul territorio, una ogni 100 metri, con un aumento del campo elettromagnetico di conseguenza. Il mondo scientifico e accademico però è diviso su questo punto e i pareri sugli effetti delle radiofrequenze a lungo termine sulla salute umana sono discordanti. Leggendo i commenti su Facebook a uno spot televisivo trasmesso da un grande operatore di telefonia mobile in Italia, le persone esprimono tantissimi dubbi. Io ho selezionato alcuni di questi commenti perché sono centinaia. Questi sono solo alcuni dei commenti che ho letto sotto al post. Scrive un utente: e cosa c'è di bello? Internet va più veloce, la salute se ne va altrettanto rapidamente. Un altro utente scrive: amici, boicottiamo il 5G. Poi, un altro utente ancora, fareste bene a prevedere un'emorragia di clienti ad una velocità direttamente proporzionale al 5G. Poi ancora, ma sulla base di cosa pensate che il 5G possa fare male? Sono lunghezze d'onda elettromagnetiche che non interferiscono nemmeno lontanamente con qualsiasi processo biologico del nostro corpo. Poi ancora, non avete chiesto il permesso a nessuno. E un altro utente dice: non avete mai parlato alla gente di quanto può essere dannoso il famoso 5G. Un altro utente scrive: non serve a nulla il 5G, non bastano queste velocità, e domani cambio operatore, il 5G non lo voglio. Parliamo anche degli effetti collaterali del 5G, perché non proponete un bello spot comparativo con le conseguenze sulla salute e sulla natura. Un altro utente scrive: non ce ne può fregare di meno di andare più veloci, se poi a rimetterci è la salute. Meditate un passo indietro prima che sia troppo tardi. La tecnologia bussa alle porte, ma su questo punto sembra di vedere un film già visto. Già agli inizi del Novecento gli effetti sulla salute dell'amianto erano noti, come per esempio la plastica che oggi riempie il mondo, forse decenni fa dovevano essere prese politiche più restrittive. Ora la storia sembra ripetersi per il 5G. Oltre agli aspetti industriali ed economici, si dovrebbe seguire il principio di precauzione sulla salute per questa nuova tecnologia, che porta a sviluppo, ma anche tanti dubbi sui suoi effetti a lungo termine. Questa però è una scelta che spetta alla politica, che dovrebbe essere una camera di compensazione fra l'interesse pubblico, cioè quello di tutti noi, e l'interesse privato, rappresentato dalle aziende attive in questo settore.